Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Rieccoci insieme su Pro Cycling Manager. Seiden è carico e pronto a partire per le tappe di oggi. Allora, questa è una rapida revisione dei risultati che abbiamo ottenuto nelle prime 7 tappe del Giro d'Italia. Non siamo andati malissimo, però insomma potevamo anche fare meglio. Comunque, questo ci ha concesso di arrivare per adesso in prima posizione nella classifica giovani. Speriamo dopo queste 4 gare di riuscire a mantenere il primato. Andiamo su continua e andiamo avanti quindi con la simulazione. Allora, questa è la prima tappa di oggi. Una tappa di montagna, 186 km e mezzo. Dobbiamo andare da Fiuggi a Campitello Matese. Allora, eccoci a 31 km e 7 dal finale. Ho tardato un po' perché stavo vedendo un attimo i probabili attacchi e fughe, quindi degli altri corridori. Siamo riusciti a ottenere un primo posto nella prima sezione di montagna e purtroppo qui per poco non sono riuscito a prendere il quinto posto. Quindi adesso ci concentriamo sul finale che dà un bel po' di punti, ma soprattutto in globale montagna e dei secondi che farebbero comodo se recuperati. C'è un gruppetto in fuga di 6 ciclisti. Siamo messi abbastanza bene con l'energia, quella verde un po' meno, e il gel energetico l'ho dovuto utilizzare prima per non rimanere indietro, visto che mi ero sforzato per prendere la vetta qui. Questi 6 hanno un discreto vantaggio, quindi non so se riusciremo a riprenderli, anche se siamo col gruppo principale, quindi non ci dovrebbero essere. Ah, però stanno aumentando ancora, 4 minuti, ammazza, spingono veramente forte. Speriamo che il gruppo non si arrenda. Ah, ma c'è pure uno dei nostri compagni lì davanti. Sì, Sepulveda. Non è nemmeno scarso, quindi può comunque gareggiare per noi. 5 minuti circa ci danno. 15 km al finale. Direi di incrementare un po'. Andiamo a 77. Aumentiamo ancora un po', adesso ci dovrebbe fra poco iniziare la salita bella pesante. Quintana è ancora con noi, ecco che c'è il gruppetto che avanza. Quintana lì davanti, stiamogli dietro, altrimenti è un macello recuperarli. Dai, 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 che gli stiamo appiccicati. Dai, forza. Madonna, qui è tutta abilità.77. Niente, oh, qui è difficilissima. No, non ce la facciamo proprio. Non ce la facciamo proprio, ragazzi. Quel gruppetto è in fuga praticamente. 3 km al finale. Mannaggia, sono proprio arrabbiato, non siamo riusciti a stargli dietro. E vabbè, con quell'abilità. Vai, vai, vai. Vai, 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 brucia tutte quelle energie. Vabbè. Vediamo un po', eravamo proprio cotti, cotti a puntino. Vabbè, dai, ci siamo conquistati questa vetta qui. Spero di non aver perso troppi secondi rispetto al secondo in classifica. Però ne stanno passando tanti, quindi può essere pure che è rimasto indietro.
Mamma mia, quanti indietro. Proprio tanti tanti. Anche un nostro compagno di squadra era rimasto praticamente in fondo. Ecco il vincitore. È andato tutto tranquillo. Manco ha avuto la fretta. Allora, Chevrier è arrivato primo. Quintana è tempo individuale globale. Va bene. Globale a punti. Vabbè, siamo indietro. Globale montagna, siamo saliti un bel po', adesso abbiamo 26 punti. Non dico che possiamo gareggiare coi primi, ma comunque sia un minimo. No, siamo scesi. Terzo posto. Yates praticamente era parecchio più avanti di noi. Cavolo, sto rosicando una cifra. Peccato, peccato che abbiamo perso così tanto. 25esimo. Yates, in che posizione è arrivato? Ah, eccolo. È un bel po' avanti a noi. Cioè, come posizione 18esimo non è tantissimo, però aveva tipo un minuto e rotti rispetto a noi. Vabbè, non potevamo farci niente, eravamo cotti. Vabbè, vi accettiamo. Andiamo con la seconda tappa di oggi. Oh, sono proprio arrabbiato. Uffa, non ci voleva. Già partiamo col piede sbagliato. Questa seconda tappa di che cos'è? Mi pare collina, se non vado errato. Allora, qui abbiamo 210 km e 8 di collina da Benevento a San Giorgio de Sa del Sannio. Qui ancora gareggiamo. Vediamo i favoriti. Venao, Quintana, i soliti. Siamo saliti praticamente solo in montagna perché per il resto siamo scesi. Io i giovani terzi, Bartolo qui è salito in posizione, qui siamo scesi di altri 2 minuti rispetto a Quintana. E corriamo allora, dai. 19-19, 5-3 stiamo. Vabbè, speriamo di fare bene, come sempre, agli ultimi chilometri. Ok, eccoci a circa 40 km dal finale. Siamo messi abbastanza bene. Nelle prime tre fasi abbiamo preso, allora, qui alla prima vetta niente. Alla seconda abbiamo ottenuto 2 punti. E alla terza ho spinto abbastanza forte e sono riuscito a prendere il terzo posto. Quindi 4 punti in classifica generale e un secondo in meno. Direi di continuare la nostra tappa. Andiamo a 76. C'è solo un fuggitivo a 2 minuti e 20 che praticamente è fuggito dall'inizio e non l'abbiamo ancora ripreso. C'è tutto il gruppo principale che si sta dando manforte a vicenda per cercare di riprenderlo. 2 minuti avanti, ma quanto corre? Probabilmente sta per esaurire le energie perché non è possibile una cosa del genere. Si chiama un certo Chirico. Eccolo lì davanti, l'ho visto di sfuggita, 1 minuto e 45. Noi sempre manteniamo a 76 la nostra velocità. Stiamo per raggiungere anche la terza e ultima vetta e poi ci sarà il finale. Siamo rimasti in 68, c'è un nostro compagno di squadra che si è portato in avanti, ma abbiamo recuperato. Noi siamo con la maglietta dell'Italia, di nuovo, visto che non abbiamo più quella migliore giovane. Petilli è caduto. E vabbè, ce ne faremo una ragione. 42 secondi, dai che l'abbiamo ripreso.
Dai che l'abbiamo ripreso, eccolo lì, l'ho visto di sfuggire di nuovo. 5 km alla vetta. Io direi di portarci in avanti, almeno per prendere un po' di punti in vetta. Dai. È dura, ma spingono forte questi. Spingono forze. Possiamo seguire Quintana? No. Manteniamo la velocità. Seguiamo questo qui? No, non possiamo. Non so perché. Ok, mettiamoci con le ruote attaccate a questo qui. Ok, gli stiamo dietro, appiccicati. Gel energetico. Niente. Vabbè. Abbiamo provato a rimanere dietro a uno dei più forti, ma abbiamo finito le energie miseramente. Però non siamo andati malissimo. Credo come piazzamento meglio rispetto alla tappa precedente. Fra i top 15, secondo me ci siamo. Infatti, sì, siamo arrivati 12esimi, 4 punti. Quello lì è in che posizione è arrivato? È crollato prima, mi sa. Sì, qui non lo vedo fra i primi. Niente, quello lì che era andato tanto forte è crollato. Allora, questa è la classifica di tappa. Va bene. Andiamo avanti. Quintana è primo. Globale a punti non ci siamo, anche se abbiamo preso un pochettini di punti. Globale montagna 76. È irraggiungibile. Non lo possiamo più raggiungere. Si è fatto troppi punti in questa tappa. Noi abbiamo preso tipo 2 punti, 3 punti. Siamo migliori giovani di nuovo. Yes! Abbiamo spinto. Di nuovo 30 sec 37 secondi sopra. La fissa Bartolo è settima. Ok. Bene, queste due tappe, 12esimo, va bene, andiamo avanti. Per adesso sono contento. Andiamo a vedere come sarà per la terza e la quarta tappa. Continuiamo. Allora, terza tappa, Civitanova, Marche, Forlì. Tappa di pianura. Di nuovo messi male con la pianura. Qui faremo una schifezza. Qui perdiamo minuti su Quintana. 29, no, niente, qui non è più raggiungibile il tizio. Vabbè. Come sempre, ci vediamo agli ultimi chilometri. A dopo. Allora, eccoci a 40 km dal finale. Siamo nel gruppo principale. Come potete vedere, siamo vicino al Team Sky e ad altri team. Qui c'è Quintana che sta con un altro gruppetto e ci sono 5 fuggitivi. 9 invece sono rimasti indietro a più di 3 minuti. La mia squadra è tutta nel gruppo principale. E abbiamo un ritmo di più 4, quindi sono abbastanza speranzoso. Andiamo avanti. Un pochettino. Per adesso manteniamo sempre il 72. I miei compagni di squadra si sono dati spesso il cambio per tenermi fresco. Infatti, addirittura più 4. Quindi speriamo bene. 30 km al finale. Riduciamo ancora un attimo. E
aumentiamo qui 75. Ok, aumentiamo ancora di nuovo la velocità. I fuggitivi li stiamo per riprendere, stanno a 1 minuto e 20. Dai, dai. Fra i primi 15, fra i primi 15 sarebbe una bella soddisfazione. Sono tutti lì rannicchiati. Dai che li abbiamo recuperati. Ecco, 81 non riesce a stargli dietro. Sì che ce la fai, dai, dai che ce la fai. Niente, niente. Rimaniamo concentrati, 7 km e mezzo al finale. Ecco i fuggitivi là davanti. Probabilmente non riusciremo a prendere grandi risultati. Vai, 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 vai. Mannaggia, dai. Siamo lì, siamo lì. Mamma mia, quanto ci superano sul finale, però. Non so che posizione abbiamo raggiunto, ma. Anche a partire prima avevamo comunque esaurito la barretta rossa dello sprint. Vediamo un po'. Questa è tutta accelerazione che noi non abbiamo come abilità. Andiamo avanti. L'importante è che non siamo scesi in giovani. Siamo sempre a 29. Sì, sempre 37 secondi sopra. Vabbè, non è cambiata, è rimasta invariata per quanto riguarda i migliori giovani. Attimo, non ho visto il risultato. 18esimo. Insomma, avrei gradito essere fra i primi 15, ma anche 18esimo non è male visto che era tutta pianura. Allora, andiamo quindi per l'ultima gara di oggi, 11ª tappa, e qui abbiamo un bel po' di colline. Ok, vabbè, non ci siamo fra i favoriti. Non lo guardo più, perché mi viene solo rabbia a guardarlo. Va bene, dai, rimaniamo così. Strategia sempre io all'attacco. 150 km esatti. E si va da Forlì a Imola. Bene, bene. Abbiamo ottimo ritmo, ottima freschezza, forma. Ok, ragazzi, manca poco. Siamo a circa 40 km dal finale. La maglia rosa è lì davanti e noi siamo nel gruppetto. Ci sono un paio di fuggitivi. Purtroppo non siamo riusciti a prendere nessuna vetta o sprint. E punteremo quindi solo unicamente sul traguardo. Allora, abbiamo un meno 2 che non mi piace molto, però ce lo faremo piacere. Il tracciato non era nulla di entusiasmante. Speriamo che nell'ultima collina e poi sul traguardo otteniamo qualcosa. Allora, 3 km e 7 alla vetta, dai, dai, 80 va bene di ritmo. C'è qualcuno che attacca. Cerchiamo di rimanergli dietro se possiamo. È difficile, eh. Mettiamo, proviamo ad andare un po' avanti. Anche aumentando 83. Quintana e un altro se ne sono andati dal gruppetto. Stiamo cercando di recuperare quelli in fuga, probabilmente. Eccoli lì.
19 km. 19 km. Ok, abbiamo recuperato tutti quanti praticamente. Siamo in 101 nel gruppo. Qualcuno che ritenta l'attacco? Sì, ci stanno provando in diversi. Ci stanno provando in diversi. Noi comunque rimaniamo saldamente ancorati al gruppo. Ecco, c'è l'ultima scalata importante, andiamo a 86 per non rimanerci. Bertazzi è caduto. Mannaggia la miseria. Dai, non cedete, non cedete. Ecco che c'è la salita, dai. Coren cerca di proteggerci, ma c'è poco da proteggere qui. Bisogna combattere fino alla fine. Fino alla fine, gel energetico. Sì, gel energetico, vai, vai. Si combatte, siamo tutti compatti, non c'è nessuno che è riuscito a distanziarsi dagli altri. Dai, vai, 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 vai. Siamo riusciti a strappare qualcosina, forse? Beh, eravamo testa a testa con gli altri. Di sicuro non abbiamo perso secondi in classifica giovani. Ecco i vari gruppetti che erano rimasti indietro. Vediamo un po'. Ecco Bertazzo che era caduto. Poveretto. Ecco. Chi è rimasto ancora indietro? Ah no, sono arrivati tutti, dai. Ecco il finale, eravamo tutti attaccati. A parte questo qui, che se n'è andato giusto per qualche metro. Quindi chi ha vinto? Formolo. Mai sentito. Sicuramente. Ah, Quintana è sempre primo. Qui niente. Globale Montagna non abbiamo preso punti, però non è salito più di tanto quello. Ah, abbiamo un nuovo avversario, quello che è arrivato prima nella tappa di oggi. A 15 secondi, quindi abbiamo 15 secondi di vantaggio. Formula è più forte, va bene. Siamo arrivati 16esimi, peccato. Peccato, a un passo dal 15esimo. Veramente di poco, peccato veramente. Ma questo quanto era forte? In collina 78, non era affatto poco. Noi abbiamo 73. Va bene, direi che ci possiamo fermare qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, una condivisione. Mi raccomando, guardate anche i video vecchi di Pro Cycling, alcuni sono veramente carini. E ci vediamo alla prossima. Ciao.